L'assegno ordinario di invalidità, AOI, e la pensione di inabilità sono due prestazioni economiche erogate dall'INPS a persone con invalidità, ma presentano alcune differenze fondamentali. Destinatari. L'AOI spetta ai lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale, e almeno 260 contributi settimanali, 5 anni di contribuzione e assicurazione, di cui 156, 3 anni di contribuzione e assicurazione, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. La pensione di inabilità spetta agli invalidi civili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa totale, e che non siano in grado di svolgere un proficuo lavoro. Requisiti. Per l'AOI sono richiesti i seguenti requisiti. Riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Almeno 260 contributi settimanali, 5 anni di contribuzione e assicurazione, di cui 156, 3 anni di contribuzione e assicurazione, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Per la pensione di inabilità sono richiesti i seguenti requisiti. Riduzione della capacità lavorativa totale. Non essere in grado di svolgere un proficuo lavoro. Importo. L'importo dell'AOI è calcolato sulla base della retribuzione media percepita negli ultimi 5 anni, e varia a seconda dell'età e del numero di figli a carico. L'importo della pensione di inabilità è di 313,91 euro per 13 mensilità. Compatibilità con l'attività lavorativa. L'AOI è compatibile con l'attività lavorativa, mentre la pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa. Durata. L'AOI è una prestazione triennale, rinnovabile su domanda. La pensione di inabilità è una prestazione a vita. Cessazione. L'AOI cessa in caso di recupero della capacità lavorativa, decorrenza dell'età pensionabile, decesso dell'interessato. La pensione di inabilità cessa in caso di recupero della capacità lavorativa, decesso dell'interessato. L'AOI e la pensione di inabilità sono due prestazioni economiche erogate a persone con invalidità, ma presentano alcune differenze fondamentali. L'AOI è una prestazione erogata ai lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti ad alcuni fondi pensioni, mentre la pensione di inabilità è una prestazione erogata agli invalidi civili. L'AOI è una prestazione triennale, rinnovabile su domanda, mentre la pensione di inabilità è una prestazione a vita. L'AOI è compatibile con l'attività lavorativa, mentre la pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa. Grazie a tutti per aver seguito e ascoltato il nostro video su YouTube. Speriamo che le informazioni fornite siano state utili. Invitiamo tutti a iscriversi al nostro canale YouTube per rimanere aggiornati sui nostri prossimi contenuti. Vi aspettiamo nel prossimo video. La redazione di Cristianamente vi augura una buona giornata.